Il 2022 volge al termine e anche Ottolina si prende una piccola pausa, ma non abbiamo nessuna intenzione di lasciarvi soli. Anzi, durante queste due settimane di pausa pubblicheremo più o meno quotidianamente dei video che mettono in fila un po' il meglio del peggio dei contenuti prodotti negli ultimi mesi, cercando un po' di tirare le fila degli avvenimenti principali che hanno caratterizzato questo anno, che non è stato un anno qualsiasi. Il conflitto tra il nascente nuovo ordine multipolare e la potenza egemone USA è arrivato a un punto di non ritorno. L'Unione Europea è definitivamente implosa e la recessione globale ha preso il posto della pandemia. In Italia, nel frattempo, per la prima volta è diventata premier una ex fascista non pentita e l'informazione ha definitivamente abbandonato le poche apparenze rimaste di imparzialità per abbracciare orgogliosamente e platealmente il linguaggio della peggiore propaganda. Ci sono comunque anche cose buone. Il 2022, ad esempio, potrebbe venire ricordato anche come l'anno della morte definitiva del PD, ma soprattutto Ottolina si appresta a fare il primo giro di boa. Approfitteremo di questi giorni per allestire il nuovo studio con Blackjack e squillo di rosso e per prepararci il prossimo anno, grazie al vostro sostegno, a fare un altro piccolo salto di qualità, un po' alla cazzo di cane, come sempre, ma con tanta simpatia e con quella dose minima di onestà intellettuale che ci sembra ormai scarseggi un po' ovunque. Ora mettetevi comodi e godetevi questa prima parte del meglio del 2022 visto con gli occhi di un Ottoliner. Abbiamo deciso di partire dalla storia che probabilmente riassume in sé tutti gli aspetti citati prima, la grande truffa del gas. Come ormai hanno capito anche Sassi, sulla crisi energetica il governo dei migliori brancola completamente nel buio. Per far contenti i padroni di Washington, hanno deciso di puntare tutto sul gas liquido che gli USA estraggono in gran quantità, devastando interi territori con il fracking. Ma hanno fatto male i conti, perché, come ormai avrete imparato, mancano le infrastrutture, in particolare i rigassificatori. Ma tranquilli, ha sempre rassicurato Cingolani, ci sono quelli su nave, basta comprarle, attaccarle alla rete e via. Ad oggi, tramite SNAM, ne abbiamo comprate due. La prima si chiama Golar Tundra, ce l'ha venduta una società registrata alle Bermuda, perché ormai pagare le tasse è considerata quasi maleducazione. Tra gli azionisti principali, il fondo BlackRock, il più grande del mondo, che dalla crisi del gas sta guadagnando una fraccata di soldi, come d'altronde sostanzialmente da tutto ciò che si produce e si commercia sul pianeta. Secondo Roberto Sette Cervelli Cingolani, è fondamentale che diventi operativa entro l'inizio del prossimo anno, altrimenti, dice, non riusciremo a usufruire delle forniture africane e saranno dolori. Per far veloce, allora hanno deciso, invece che metterla a qualche decina di chilometri dalla costa, come si fa di solito per motivi di sicurezza, di metterla direttamente dentro a un porto. Un porto che a sua volta è proprio dentro una città, a Piombino, a due passi dalla piazza principale. Per avere una vaga idea di cosa stiamo parlando, basti ricordare cosa è successo quando 13 anni fa a Viareggio sono esplosi 58 metri cubi di GPL trasportati su rotaia. 32 persone morte bruciate vive all'interno delle proprie abitazioni, case sventrate, auto in fiamme, insomma l'apocalisse. La nave rigassificatrice di metri cubi di gas ne contiene 170.000. E nella filiera del gas liquido gli incidenti non è che non succedono. L'altro mese, ad esempio, è successo al principale impianto di liquefazione degli USA in Texas, un incendio che lo terrà bloccato fino almeno al prossimo novembre. Ma la cosa divertente è che manco servirà, nonostante abbiano concesso che manco debba fare il regolare processo di valutazione ambientale. 30 enti, infatti, dovranno trovare una quadra entro al massimo 120 giorni. In media in Italia, per un paio di pale eoliche in qualche monte sperduto, ne impiegano oltre 1.500. Ciò nonostante, se tutto dovesse andare liscio, il via libera è previsto non prima di aprile, ma con ogni probabilità non ci sarà verso di chiudere la partita prima di giugno-luglio. Troppo tardi, perché come ha ribadito anche Cingolani, già a marzo saremo in piena emergenza. Idem con patate per la seconda nave, la BW Singapore. Il piano energetico del governo dei migliori si basa sul fatto che entri in funzione entro la fine del 2023, ma se tutto andrà liscio, non si muoverà foglia prima dell'estate 2024. I nostalgici dell'autocrazia, quelli che chiamano gli ambientalisti cretini e che sostengono che la crisi climatica sia un complotto della lobby del gender, una soluzione a loro dire ce l'hanno. Basterebbe mettere a tacere una volta per tutte chi si oppone alle trivelle in Italia, ed ecco che la crisi sarebbe bella e che risolta. Tra questi, spicca il solito parolaio del Papete, nonostante 6 anni fa, ai tempi del referendum, fosse il primo ad opporsi alle nuove perforazioni. Ma d'altronde i tempi sono quelli che sono ed è normale anche cambiare posizione, soprattutto quando si ha qualche problemino con la matematica. Perché semplicemente, ammesso e non concesso che
anche il danno di bucherellare alla cazzo ovunque in deroga a ogni processo di valutazione ambientale per fare il più presto possibile, non sia superiore agli eventuali benefici, di gas in Italia non ce n'è abbastanza. 60-70 miliardi di metri cubi in tutto, realisticamente, meno del fabbisogno di un anno. E che tradotto significa 2-3 miliardi in più l'anno, meno del solo rigassificatore di Piombino. Insomma, come diciamo da mesi, alternative realistiche al gas russo non ce ne sono. È una partita persa. Ma non per tutti. L'ha dovuto ammettere chiaramente addirittura il Sole 24 Ore. Nella crisi del gas, qualche paese ha trovato l'Eldorado, scrivono. Un'occasione di business irripetibile che genera fiumi di denaro per oggi e per gli anni a venire. USA in primis, ovviamente. Sono diventati esportatori di gas liquefatto solo a febbraio del 2016, ma in Europa non avevano mai trovato spazio a causa della competizione imbattibile del gas russo. Già solo nei primi due mesi di guerra, quando ancora continuavamo a importare a mani basse gas russo, avevano comunque quintuplicato le esportazioni verso Unione Europea e Regno Unito. I compagni Dem sono riusciti in pochi mesi a fare quello che Donald Trump aveva sempre promesso senza manco mai avvicinarcisi per caso. Ecco perché i media mainstream sono così sfogati contro lui e il suo splendido parrucchino. Altro che il quasi fascismo denunciato da Biden. Quello ormai per gli americani è oggettivamente un pregio. È che è un ciaccione, una specie di briatore d'oltreoceano, tutto chiacchiere e distintivo. E meno male questi erano quelli studiati e dal curriculum sterminato che dovevano chiudere a suon di competenza il capitolo del populismo becero e cacciarone. Questi deficienti stanno diventando più stupidi o solo più chiassosi? Io stupidi. Il disastro delle bollette impazzite è l'epilogo di uno scontatissimo diario di una morte annunciata. Primo punto, il prezzo del gas. Come ormai avrete imparato tutti, dipende da cosa succede sul mercato di Amsterdam, dove però i fondi non comprano e vendono materia prima, ma una serie infinita di prodotti finanziari che ci hanno costruito sopra. Per ogni dollaro che gira per comprare e vendere gas, ce ne sono tra i 1000 e i 2000 che girano sulle scommesse che vengono fatte su quale sarà il prezzo del gas in futuro. È la speculazione, baby, che in particolare in tempi di subbuglio e di incertezze si galvanizza. E cosa c'è di più destabilizzante di buttarsi anima e corpo in una bella guerra contro il principale fornitore di gas del mondo? La soluzione c'era. Bastava semplicemente dire che questi giochetti speculativi su beni essenziali come l'energia o il grano sono vietati. Il problema è che a guadagnare da questi giochetti, senza mai produrre un euro di ricchezza reale, sono fondi e banche d'affari, come Goldman Sachs. Che significa? Io avevo 100 dollari! Non più, ragazzo! Puff! E pensare che a rompergli il giochino sia uno come Mario Pio, che a Goldman Sachs deve buona parte delle sue fortune, suona piuttosto puerile. Ma c'era anche qualcos'altro di concreto e anche piuttosto semplice che poteva essere fatto. Perché non tutti producono elettricità bruciando gas. C'è anche chi la produce da energie rinnovabili, ad esempio. Per loro l'aumento del costo del gas non ha comportato nessun onere aggiuntivo. Ma per quanto insensato ci possa apparire, un bel aumento di quanto incassano invece sì. E come? Perché il prezzo dell'energia che vendono dipende da quanto costa produrla con il gas. È un po' come se il prezzo dei cocomeri dipendesse da quello dei microchip. Una bella crisi a Taiwan ed ecco che gli omini che vendono angurie dai furgoncini disseminati per mezza Italia diventano tutti novelli Jeff Bezos. Un'assurdità palese dettata dai regolamenti europei che, visto che era tutto ampiamente prevedibile, bastava cambiare per tempo. Una cosa talmente pacifica che ormai la propongano tutti quanti. Ma la domanda è: cosa cazzo li spendete a fare centinaia di migliaia di euro per studiare nelle meglio università del mondo, se poi cosa fare lo capite solo quando è chiaro anche a mia nonna che non ha manco finito la terza elementare? Ma io che cazzo ne so? Ma la fiera della competenza non è ancora finita. Visto che grazie alla speculazione puoi vendere a 10 quello che ti costa 1 e che hai sempre venduto a 1,5, va da sé che ci sono decine di aziende che, senza muovere foglia, hanno guadagnato una montagna di quattrini. Quasi 50 miliardi, si stima. Un paio di finanziarie buone. Ora, visto che grazie alla sapiente guida dei migliori siamo di nuovo sull'orlo dell'ennesima recessione e visto che servono tanti quattrini per riservare all'Italia un posto al sole nella guerra senza frontiere che gli USA hanno deciso di dichiarare al resto del mondo, dopo mille ritrosie anche San Mario Pio da Goldman Sachs e la sua cerchia di groupies a un certo punto ha deciso di chiedere umilmente che ne restituiscono una fetta. Quanto grande? In realtà minuscola. Appena il 25%, un quarto, gli altri tre quarti che vadano pure in nuovi yacht e jet privati di qualche manager che dopo due anni di pandemia hanno il diritto sacrosanto di sfogarsi. È questa la ratio della famosa imposta sugli extra profitti,
una umile richiesta di carità dello Stato servitore ai suoi veri azionisti di riferimento. Ma siccome le cifre in ballo sono enormi, per quanto umile se non addirittura umiliante, questa carità avrebbe portato nelle casse dello Stato qualcosa come 10 miliardi. Ma indovinate un po', sono riusciti a farsene versare soltanto un decimo, appena un miliardo. Com'è possibile? Semplice, basta mettere sul tavolo tutta la propria leggendaria competenza e scrivere la legge talmente male da prestare il fianco a ogni sorta di opposizione e ricorso. E così semplicemente chi ha guadagnato montagne di quattrini sulle spalle nostre, eppure su quelle dei poveri civili ucraini, invece di versarne una piccola quota nelle casse dello Stato, preferisce versarle sui conti in banca degli studi legali e andare in tribunale. D'altronde i margini non mancano, i competenti che, a prescindere da chi vince le elezioni, stanno sempre al governo, negli ultimi 20 anni hanno speso buona parte delle loro energie a introdurre gabole e trucchetti contabili che permettono alle aziende di trasformare i loro bilanci in testi occulti indecifrabili. Di fronte all'assoluta mancanza di capacità di intervenire per tempo in scenari ampiamente prevedibili, ecco finalmente svelata l'utilità vera di tutta questa decantata competenza: far diventare complicato anche individuare qualche miliardo di profitto extra fatto sulla pelle delle persone comuni. Meno male che, nonostante tutti i loro sforzi, in realtà una soluzione definitiva ci sarebbe. Si chiama nazionalizzazione, che potremmo finanziare proprio con gli extra profitti illegittimi che società come Eni ed Enel hanno fatto in questi mesi. Una soluzione di buon senso e una necessità assoluta per un paese sull'orlo del precipizio. Come fare per convincerli? Impariamo dagli inglesi e diciamo chiaramente che o si nazionalizzano i giganti dell'energia o noi semplicemente le bollette del partito unico degli affari e della guerra non le paghiamo. E invece magari diamo una mano a Ottolina a costruire finalmente un media che non è sul loro libro paga. Basta aderire alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe. Troverete tutti i link nei commenti e nelle bio. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.